insomma, io ho detto così, ti ho presentata ma non tanto, perché ho detto poi si presenta lei, dice lei. Loro hanno partecipato ad un a due incontri, solo due, per un progetto fatto con Diderot, che è diciamo, un progetto a livello regionale o provinciale, se non mi ricordo, che tutti gli anni propongono alle scuole attività varie. La Cassa di Risparmio. Ecco. Quest'anno anche c'era programma anch'io, quindi due incontri dove hanno iniziato insomma, a usare Scratch. E allora abbia pensato, insomma, visto che tu hai già fatto esperienze un po' più basse di quelle che hanno fatto loro, che presentassi questa cosa, poi spieghi che cos'è questo Digital Champion e poi vedi tu. Ciao a tutti, sono Valeria, ho 14 anni, come penso abbiate anche voi. Sono la più giovane età del Borgo d'Italia e da poco sono diventata Digital Champion del Comune di Alessandria. Tutta la mia storia è iniziata quando ho seguito Luca Parmitano, che è un astronauta che è stato nello spazio prima di Samantha Cristoforetti. E così sul suo profilo Facebook ho visto questa foto che è un ponte naturale che collega lo Sri Lanka all'India e così ho cominciato a seguirlo. Poi ho visto anche altre foto che mi hanno appassionato, l'aurora boreale che l'ho potuta vedere in Finlandia, però vista dalla stazione spaziale è un altro fascino. Questo è Luca Parmitano, che è un astronauta che è stato sullo spazio e adesso gira il mondo raccontando la sua esperienza. Nello spazio, insieme a Luca Parmitano, c'è stata anche una mamma che ha un figlio molto piccolo e mi è piaciuta molto la sua esperienza e il suo collegamento nello spazio. Anch'io l'anno scorso ho fatto la tesina, come state preparando anche voi, e l'ho fatta sulle nuove tecnologie, ho portato lo spazio e poi ho portato lo Sri Lanka e poi ho portato Manzoni, che ho provato ad analizzarlo in modo diverso facendomi aiutare da Facebook, da un gruppo di indigeni digitali. Poi ho avuto la possibilità di incontrare Stefano Quintarelli, che è uno dei massimi esponenti di internet, che l'ho citato prima nella mia tesina. Questa è una parte della mia tesina perché avevo le linee come avete voi, abbiamo fatto anche delle slide. Poi ho chiuso con Stefano Quintarelli alla festa della rete. Questo a scuola ho portato la mia tesina, solo che mi hanno fatto dire soltanto la parte più classica e sono uscita con un 8. Io volevo di più, però non gli è piaciuta e non mi hanno fatto raccontare quello che volevo. Invece agli indigeni digitali ho potuto raccontare la mia storia e così da lì è cominciato tutto. Poi lì agli indigeni digitali c'era il mio Zandone, che è il champion del Codetto Agio Italia. E così sono andata a presentare un robot che ho fatto con Arduino, facendomi aiutare dal Codertaggio di Milano. Questo robot, questo, è fatto con Arduino, con questa scheda, che ha un costo molto, molto basso, circa 30 euro, si possono fare un sacco di cose, robot, domotica. Se volete potete costruirlo anche voi, cercate su YouTube, ci sono un sacco di video e poi i pezzi si possono acquistare da internet ed è molto semplice. Qui l'ho presentato al Codex Rome, la settimana del codice. Ho presentato la settimana del codice che arriva a livello internazionale e lì ho avuto la possibilità di conoscere Riccardo Luna, che è il Digital Champion italiano. E così mi sono candidata da Digital Champion. Il Digital Champion è un ambasciatore digitale che in Italia ce n'è uno in ogni comune. Il Digital Champion è stato istituito, una carica istituita dall'Unione Europea nel 2012. Ogni paese ne ha uno
L'Estonia fa eccezione perché questo compito è svolto direttamente dal Presidente della Repubblica. E invece la Gran Bretagna ha deciso di stanziare dei soldi per portare il digitale in Gran Bretagna. L'Italia ha avuto altri digital champion prima di Riccardo Luna, solo che nessuno li ha conosciuti. E Riccardo Luna, allora, dopo aver istituito un sito, ha deciso di moltiplicare il suo impegno e di sceglierne uno in ogni comune. All'inizio c'era un sito in cui si poteva solo candidarsi, e allora io ho provato a candidarmi, anche se non speravo molto perché comunque avendo solo 14 anni. In realtà lui ha creduto in me, infatti nel gruppo dei Digital Champion siamo tre minorenni, perché lui ha puntato molto sui giovani. Questo è stato l'incontro dei primi 100 Digital Champion al Tempio Adriano a Roma, dove è stato presentato questo progetto e c'era anche Renzi. Il Digital Champion non è retribuito, non ha staff e non ha budget, però anche se ha portato molti risultati, e anche in Italia, infatti stanno nascendo un sacco di quadro dojo come sono nati da Alessandria. Il Digital Champion ha tre obiettivi, che deve essere un aiuto per l'amministrazione pubblica nel campo del digitale. E in questo campo Mauro Cattaneo, che è l'assessore all'innovazione di Alessandria, mi è venuto a cercare, così siamo riusciti a collaborare, anche lui ci ha aiutato per creare il quadro dojo. I Digital Champion dovranno muoversi in caso, come difensori del cittadino, in caso di assenza di banda larga e wifi. In Alessandria questo è un po' difficile perché non c'è molto wifi e banda larga. Voi avete il computer e il wifi a casa? Quanti di voi c'è? Cosa dite che non l'avete invece? Per carriamo, Per cosa lo usate il computer? Facebook. Basta. Vedere video. Il Digital Champion deve anche promuovere degli obiettivi di alfabetizzazione digitale dai bambini fino ai nonni. Infatti abbiamo ad Alessandria, abbiamo iniziato col quadro dojo, e poi abbiamo iniziato anche con un corso per gli adulti e i nonni a San Michele il mercoledì, in cui insegniamo le basi per usare il computer, perché il computer rende la vita più facile. A ottobre del 2014 la popolazione mondiale di utenti di internet ha superato quasi 3 miliardi. In Italia quasi 4 italiani su 10 non hanno mai usato internet. Vuol dire che 800.000 persone l'anno si aggiungono a quelle già esistenti. Sembra tanto, però in realtà ci vuole un cambio di passo. Bisogna insegnare la cultura digitale come si insegna a leggere e scrivere. Perché se continuiamo in questo passo, per riuscire a istruire tutti gli italiani, 24 milioni, ci vorranno più di 30 anni. Dobbiamo cambiare questo processo. Come possiamo farlo? Cominciando soprattutto dai bambini. Faccio vedere un breve video sul quadro dojo. Il quadro dojo è un movimento globale sviluppato in tutto il mondo che si è posto come obiettivo di insegnare il codice e la programmazione ai bambini dai 4 ai 17 anni.
tanti personaggi, anche importanti come Steve Jobs, hanno capito che i bambini, anche i ragazzi, devono imparare a usare il computer perché oltre a semplificare la vita insegna anche a pensare. Cosa vuol dire Coder Dojo? Coder, che in gergo informatico vuol dire programmatore, Dojo che vuol dire palestra. Una palestra per imparare a programmare. Il Coder Dojo è nato a Cork, in Irlanda, quando un ragazzino di 11 anni, dopo essere andato in America e aver vinto un premio nel Codenano, tornando in aereo ha deciso di craccarlo. E così tutti i suoi amici volevano imparare a craccarlo, così gli hanno chiesto un corso. Così un imprenditore filantropo ha deciso di rendere qualcosa in più questo evento, e così adesso ci sono dei Coder Dojo in tutto il mondo. Nel 2014 ce n'erano più di 500. Perché andare al Coder Dojo? Perché si passa da utenti passivi che usano il computer senza sapere veramente le loro potenzialità e come farlo, fare magari videogiochi in un modo che ci piace di più, come voi avete provato, giusto? A passare a supereroi per poter modificare il codice e farlo come piace di più. Al Coder Dojo si insegnano diversi linguaggi di programmazione, Scratch, che avete già provato, HTML, Arduino, Raspberry, Java, Minecraft lo conoscete? Sì. E al Coder Dojo praticamente io sono andata al Coder Dojo Milano e ti insegnano a modificare i cubetti facendole con le facce che si vuole, il colore che si vuole, disegnandole con Paint. Se avete dei fratelli più piccoli che non sanno ancora leggere e scrivere, c'è anche un gioco su Scratch Junior che attraverso dei blocchi da spostare senza scritte ti insegna le basi della programmazione e capire come funziona. Il Coder Dojo usa un insegnamento creativo e che si basa sulle 4P: Project, Pair, Play and Passion. Project perché ci sporchiamo le mani, giochiamo, modifichiamo il codice. E poi invece Pair perché lavoriamo insieme, collaboriamo, perché la regola del Coder Dojo è quella di copiare, non è come a scuola, perché copiando dagli altri si migliora e si creano le idee più belle. E poi Play, giochiamo perché siamo bambini e ragazzi, quindi per forza ci divertiamo e proviamo quello che abbiamo creato. Ci mettiamo passione perché nell'informatica, come in ogni cosa, per riuscire al meglio e per farcela piacere bisogna avere passione. Il computer non è solo gioco, col computer si possono fare molte altre cose. E internet non è solo social network, perché per esempio andando semplicemente su YouTube si possono imparare un sacco di cose. Volendo si può anche modificare la videata di Google, e con delle videate preimpostate oppure modificando direttamente il codice. L'unica cosa è che quando si riaggiorna sparisce tutto. Questo è un Coder Dojo, come sono organizzati. Questo è stato il Coder Dojo ad Alessandro del 28 febbraio. Se volete venire le prossime volte, facciamo uno il 28 marzo e uno il 29 marzo in cui insegniamo Scratch. Questo è come il Coder Dojo, l'informatica possono cambiare. 2015, primo giorno di scuola, 2030, il primo lavoro. E in Europa, anche in Italia, sono i più alti livelli di disoccupazione, però in realtà nel 2015 in Europa c'erano 900.000 posti di lavoro vacanti nel digitale. Nel 2020 questi posti diventeranno più di 1 milione. Anche in Italia c'è una grande disoccupazione, però ci sono anche tanti posti, più del 22%, che non trovano candidati all'altezza. Cioè, l'internet, i computer, i tablet possono essere usati in qualsiasi campo, anche nell'agricoltura, nel campo scientifico. E poi i bambini, come diceva Einstein, devono insegnare ai più grandi, perché come diceva Einstein non hai veramente capito qualcosa fino a quando non sei in grado di spiegarlo a tua nonna.
perché comunque anche se i nonni hanno un apprendimento molto più lento rispetto al nostro, anche loro hanno il diritto di imparare, perché semplifica davvero tanto la vita. Non sono una nerd, anch'io ho tante passioni come voi, faccio ginnastica rítmica 3 volte a settimana e mi diverto come voi. Ho un blog in cui racconto dei miei viaggi, per Natale sono stata in Florida e ho visto un sacco di animali, i coccodrilli, anche l'orso. Questi sono dei miei viaggi, perché ho girato tanto il mondo, soprattutto da piccola, e devo dire che ho dei genitori anche un po' pazzi, che mi hanno portato 5 anni e mi hanno trainato in Finlandia. Grazie a tutti, avete delle domande? Poi c'è poi incontrato anche degli astronauti e poi ho fatto tutto il giro della Florida, sono stata via un mese. Che cosa c'è? Sri Lanka, è un'isola sotto l'India in cui si può andare con gli elefanti. Le insegnanti hanno qualche domanda? Della mia tesina ne fanno parte, se volete vederla. Con delicatezza, Non ti dicevo, volevo sapere se avevo ricevuto un regalo di Natale. Cosa ti sei ricordato di Natale o di compleanno? Mi ricordo tutte e due, anche insieme. Ha avuto un regalone. Ho ricevuto il kit per costruire la stampante 3D. Adesso sto seguendo dei video su YouTube per costruirla. Solo che non ho mai abbastanza tempo, sono ancora all'inizio. Non è. Ecco, volevo chiederti se l'avevi già messa insieme. Su cosa la fate voi la tesina? Magari. Se vi interessa la tesina, potete andare a vedere sul blog. Se avete un telefono, se. Se no dagli video. Se volete vi lascio dei biglietti per vedere il video. Io per esempio sulla Radio Milano ci sono due videogiochi, proprio dei videogiochi veri e propri. Delle istruzioni per farle. Io l'esame ho portato anche Manzoni 2.0, perché dato che Manzoni non mi piaceva tanto, allora ho provato a farmi aiutare dai Indigeni Digitali, che è un gruppo Facebook di informatici, a prendere un capitolo dei Promessi Sposi e scriverlo come se fossi come se Manzoni fosse stato un blogger, cioè ottimizzato per il motore di ricerca. E così loro però non hanno risposto molto alla mia domanda, però mi sono arrivati un sacco di commenti che mi suggerivano dei modi diversi per analizzare i Promessi Sposi, per scomporli. Poi è stato fatto anche un progetto della letteratura in cui mettevano la letteratura su Twitter, quindi mi è piaciuto molto, allora ho raccontato tutto quello che mi è stato suggerito e l'ho portato alla tesina. Ho portato i satelliti artificiali nella stazione spaziale. Di ginnastica ho portato la riabilitazione dopo lo spazio.
Però comunque i miei insegnanti, a parte quella italiana, tutti gli altri sono stati molto favorevoli a questa cosa. E ho portato Luca Parmitano perché lui direttamente su Facebook mi ha risposto alla domanda. Gli ho chiesto come vive questo rapporto tra tecnologia e distanza con le sue figlie, perché ha due figlie di 7-9 anni. Potete scrivere anche voi un blog, se vi piace, può essere fatto su qualsiasi cosa, su tecnologia, su fashion, su moda, su strade, su di viaggi, di cibo, di quello che volete. Basta avere una passione, proseguire quella e scrivere. Che passione avete? Cosa vi piace fare? Che passione avete? Cosa vi piace fare? Le ragazze che facciamo interessate? Ti chiedo che passioni hai. Le ragazze. C'è qualcosa che vi ha colpito di quello che vi ho raccontato? Qualcosa che vi è piaciuto? Il tuo robot. Ci sono un sacco di progetti su YouTube, su Google, basta che cercate internet, si può comprare la scheda, ce ne sono tantissimi, di Arduino 1 è quello base per imparare. E poi bisogna collegare dei cavi con dei sensori, ecco, tutti questi sono dei sensori che lo fanno funzionare, questo è un sensore, anche questi qua i motori che vanno tutti collegati a questa scheda e poi dopo si riesce a farlo funzionare attraverso anche la programmazione. Però si trovano anche molti video o testi che ti insegnano proprio come farlo da zero per cominciare. Potete provare. Si possono fare anche la domotica, si possono fare il campanello, si può fare un sensore per accendere le luci.